è stata ancora rinviata la decisione del giudice circa la sospensione del pignoramento effettuato alla tesoreria del comune per il pagamento degli arretrati agli ex lavoratori della Tradeco. Il primo pignoramento effettuato dallo studio legale Sciortino di Sanremo era di 280.000 euro e faceva riferimento a 35 lavoratori. Ad impugnarlo è stata la Carige, che ne ha chiesto il congelamento e attualmente si attende la decisione in merito del giudice. Il secondo pignoramento riguardava invece altri 19 lavoratori e in questo caso gli assegni circolari sono ancora in possesso del tribunale. Il giudice deve infatti convocare l'udienza per la consegna degli stessi. In totale la cifra pignorata al comune di Imperia si aggira sui 400.000 euro, in quanto la lunga battaglia legale ha visto accumularsi anche le spese legali.